Facoltà. Grazie Presidente. Mi collego all'attualità, una notizia di oggi. Il gruppo di esperti sul cambiamento climatico afferma che andremo incontro a preoccupanti e crescenti scarsità di raccolti, carestie, estinzioni di piante ed animali dovute alla crescente ed esponenziale concentrazione di CO2 in atmosfera. Allo stesso tempo, e da un po' di tempo, da alcuni studi, la FAO avvisa che entro il 2050 ci sarà un raddoppio del fabbisogno di cibo, venendosi a creare una vera e propria emergenza alimentare. Mai come ora l'uomo ha avuto bisogno di ridurre il catastrofico impatto ambientale, economico e sanitario che hanno le sue scelte quotidiane. Chiedo scusa, onorevole Buzzo. Onorevole Di Battista, se ha vinto il concorso da scenografo può stare lì, altrimenti. Grande. Prego. Vuoi sempre la scena. Gli stessi scienziati oggi implorano i governi e le industrie di tornare a un rispettoso contatto con l'ambiente, partendo dalle scelte alimentari. Se la popolazione mondiale diminuisse il proprio consumo di carne, avremo un'enorme riduzione del fabbisogno di cibo. Gli animali d'allevamento non sono infatti delle macchine da proteine così efficienti come vorremmo. È un dato di fatto che consumano risorse molto maggiori di quante essi ne producano. Le consumano perché semplicemente sono esseri viventi. Nessuno si chiede come sia possibile che nel 2013 ci siano ancora popoli con gravi problemi di denutrizione, quando in America il 70% dei cereali prodotti diventa mangime per allevamenti intensivi. Gli studi sull'impronta idrica ed ecologica degli alimenti confermano la necessità di diminuire il consumo di carne e di aumentare il consumo di frutta, verdure, legumi. Avremo un miglioramento della salute, come conferma la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, un netto risparmio nell'ambito sanitario. Riusciremmo a sfamare molte più persone rispetto agli allevamenti, peraltro inquinando molto meno. Di qui la necessità di creare sul nostro territorio nuovi progetti, come i frutteti urbani, già sperimentati con successi nella poco fertile Londra. Questo progetto interessante è un progetto di mappatura online degli alberi da frutto che crescono nelle aree verdi della città. Ciascuno può inviare la propria segnalazione e approfittare di quelle mandate da altri. La Concluda. ricchezza è nella condivisione e nel rispetto di ogni forma di vita. Condividendo quell'albero con la comunità, aumenta la probabilità che tra qualche anno si possa nutrire del frutto nato dal seme gettato dagli altri. Questo è un assaggio di sovranità alimentare, perché chi controlla il cibo controlla il mondo. Grazie, onorevole.